16:53, bentornati su Radio Didacta, in diretta per C2 Group in compagnia di Microsoft. Infatti con noi abbiamo Elvira Carzaniga, direttore divisione Education Microsoft Italia. Ciao. Buon pomeriggio. Grazie, Elvira. Buon pomeriggio a voi. Posso chiamarla Elvira? Ah, certo, ci mancherà. Perfetto. Tutti i giovani qua. esatto. Allora Elvira, sono passati 3 anni dall'ultimo Didacta in presenza. È stato nel 2019, siamo nel 2022, finalmente si torna in presenza e la cosa che sentiamo di più nella giornata di oggi è di questa didattica innovativa che durante il Covid se ne è parlato tanto, perché diciamo che il Covid è stato un po' lo schiaffo per le scuole che ci ha fatto capire che insomma era il momento di innovazione, letteralmente. In più, con il ritorno in presenza c'è questa unione ibrida tra reale e virtuale. Qual è l'approccio di Microsoft su questo aspetto? Allora, domanda assolutamente pertinente, e prima cosa è bellissimo ritornare in presenza, chiaramente, non dimentichiamo la parte sociale, ci è mancata tantissimo. Assolutamente. E forse la presenza fisica è in realtà il punto un po' di partenza, nel senso che ci siamo resi conto, e questo lo studiamo non solo a livello italiano ma in generale nel mondo come Microsoft, che è un cambiamento che ormai dobbiamo è strutturale, cioè non c'è siamo a un punto di non ritorno. Se vogliamo c'è uno spartiacque tra il prima e il dopo, esatto, che è stato il Covid. Il dopo significa trasformare quella che è stata una risposta emergenziale in invece uno stimolo, diciamo un'opportunità per ripensare completamente a come facciamo diciamo apprendimento e insegnamento. Questo mettendo a disposizione delle scuole strumenti innovativi che però devono essere semplici. Per noi Microsoft la tecnologia ha il ruolo di essere un abilitatore per gli studenti e per le scuole di raggiungere il massimo del loro potenziale in qualunque cosa loro vogliono esprimere. Quindi uno strumento che li porta a raggiungere. Esatto, cioè dove l'obiettivo è che la tecnologia, paradossalmente, una volta entrata nelle classi, sparisca e quindi diventi semplicemente uno strumento che aumenta l'esperienza che si può fare. In questo senso, per esempio, è molto importante quello che noi chiamiamo gli spazi di apprendimento ibridi, dove utilizzando una realtà che non è virtuale ma è mista, quindi molto immersiva, vuol dire che io utilizzo una tecnologia che mi consente di rimanere nel posto dove sono, interagire nel reale, okay, interagire fisicamente con le persone che ho nel reale intorno a me, ma di poter anche interagire con degli oggetti virtuali, okay, e questa soluzione ha anche la possibilità di far vivere questa esperienza mista fisico-reale anche da chi sta in remoto, perché una cosa di cui ci siamo resi conto tutti, penso, durante la pandemia è che la risposta digitale ci ha aiutato sicuramente a garantire continuità, ma che è mancata spesso la conoscenza e la dotazione e soprattutto l'inclusività, perché non tutti, esatto, avevano gli stessi strumenti o potevano utilizzarli tutti nello stesso modo. Infatti una cosa che ci diciamo spesso in generale è basta parlare di Covid perché giustamente siamo tutti stanchi, però in effetti in questo settore, quello che è la didattica, l'innovazione, ne parliamo perché è stato il punto di svolta. Abbiamo visto tutti i buchi del sistema che c'erano e soprattutto l'inclusione, cioè che non tutti avevano le stesse possibilità. Esatto, e soprattutto anche bisogna sempre avere un approccio molto anche negli strumenti digitali. Questo Microsoft, diciamo, per missione, diciamo, non solo per quanto riguarda gli strumenti legati al mondo dell'education, i prodotti non vengono messi sul mercato se non hanno passato i test di accessibilità. E quindi il fatto che noi per esempio implementiamo il fatto di poter parlare a un dispositivo e questo dispositivo poi possa scrivere piuttosto che la lettura, cioè quindi io che magari ho, esatto, ipovedente, posso avere la lettura di quello che io non sono in grado di leggere, diciamo, normalmente, o così come la traduzione simultanea in tantissime lingue. Pensiamo a
adesso grande emergenza chiaramente legato alla, certo, alla guerra, sì, ma in generale il fatto che un bambino arrivi e non, magari non conosca la lingua, quindi sono tutti strumenti, ma lo facciamo anche nell'Xbox, per dire, anche un mondo completamente ludico, okay, dove abbiamo proprio, pensiamo che un investimento, diciamo, di sviluppo tecnologico in accessibilità sia un investimento in innovazione in realtà. Ecco, per quanto riguarda anche sempre l'accessibilità, parliamo un attimo del PNRR, no? Che è sicuramente un'opportunità per consentire di innovare e soprattutto digitalizzare non solo le scuole ma anche i luoghi di cultura come possono essere i musei, le biblioteche, eccetera. È sicuramente una sfida questa di digitalizzare tutto questo settore. Microsoft come sta affrontando questa sfida? Allora, Microsoft è da sempre a fianco, diciamo in generale, del pubblico. Quindi per pubblico intendo quello che può essere la trasformazione digitale della pubblica amministrazione, quella che può essere la trasformazione digitale delle scuole, delle università, della ricerca, piuttosto che appunto del mondo della cultura. Da tempo noi, diciamo, affrontiamo la trasformazione digitale come un percorso, perché di fatto di quello si tratta, non è una semplicemente... Sì, che dal giorno alla notte sono, esatto, è un percorso... se vogliamo anche olistico, che include sicuramente la tecnologia, sicuramente la formazione di chi questa tecnologia la deve implementare, certo, usare, e sicuramente anche la conoscenza e la vicinanza rispetto a quello che è il business, se vogliamo, cioè qual è la missione della pubblica amministrazione, è quella di servire al meglio i cittadini, quindi trasformare digitalmente la pubblica amministrazione vuol dire che quando dobbiamo iscrivere i nostri figli a scuola il meccanismo è molto più semplice, o quando dobbiamo accedere a banalmente servizi al cittadino molto semplice, cambiare un medico, cioè possiamo farlo in maniera digitale, e sicuramente il Covid ci ha forzato in questa, sì, trasformazione, e in un certo senso meno male, perché noi in Italia siamo nell'indice DESI, che è quello che un po' diciamo stila la classifica della digitalizzazione dei paesi, noi siamo nel fanalino di coda, non, sì, siamo all'ultimo posto, ne abbiamo guadagnati solo due durante il Covid. Però l'opportunità... non siamo neanche davanti, insomma, siamo sempre, no, lì un po', esatto, indietro. L'opportunità del PNRR e degli investimenti che vengono fatti sia sulla scuola ma sulla digitalizzazione in generale, sulla trasformazione del paese, è proprio quello di poter recuperare questo distacco che abbiamo da altri paesi, ma non con l'ambizione di raggiungerli, con l'ambizione di in realtà fare un passo in avanti. Quindi spesso quando magari discutiamo questi temi cerchiamo di capire come magari fare già un salto di tecnologia un po' più avanti e non ripercorrere necessariamente gli stessi passi che hanno fatto, certo, i nostri. Abbiamo l'opportunità di posizionarci un po' più avanti. Tra l'altro, una cosa che mi è venuta in mente proprio in questo momento è che sento spesso magari generazioni più adulte che lamentano il fatto che sia tutto online, tutto digitale, no? Dicono era molto più semplice quando io potevo recarmi di persona, che magari per loro potrebbe essere più semplice così, certo, eccetera. Lei come la pensa riguardo? Cioè, è vero che forse è più semplice andare di persona e fare tutti i diversi giri burocratici, o il digitale ci sta aiutando? Diciamo che il fatto è chiaro che chi è nativo digitale ha più facilità nei, certo, servizi, e quindi è giusto che nessuno in questo caso si parla di inclusività anche, esatto, per questo tema. Cioè il punto è che non possiamo lasciare pensare di rallentare un progresso tecnologico perché c'è una resistenza, se vogliamo, al cambiamento, che è dovuta all'incertezza sulle proprie capacità, certo, quindi dobbiamo accompagnare sicuramente la trasformazione partendo per esempio anche dalla stessa pubblica amministrazione. Microsoft ha risposto alla call del ministro Brunetta per mettere a disposizione dei corsi gratuiti da dare alle persone che lavorano nella pubblica amministrazione per acquisire competenze, alfabetizzazione digitale, esatto, alfabetizzazione digitale. L'altra cosa su cui dobbiamo stare attenti è che essere nativi digitali, quindi le nuove generazioni, non significa necessariamente essere in grado di utilizzare la tecnologia to cure, nel senso che magari dei nativi digitali sono più bravi sicuramente di me ad utilizzare i social e ad accedere ai, certo, servizi, ci non mettono hanno problemi, un attimo. Ma per esempio collaborare su anche una presentazione insieme non è magari una cosa che necessariamente un nativo digitale ha fatto, e invece è una cosa, noi la chiamiamo la digital productivity,
che è poi quello che servirà quando si arriva nel mondo del lavoro. Per cui anche il fatto di stimolare, se vogliamo, queste soft skills di collaborazione, di creatività, ma fondamentali sul mondo digitale. Fondamentali, certo. Allora, qui Didacta, non solo ci sono studenti, ma è una fiera rivolta anche e soprattutto a chi lavora nel settore, quindi docenti e dirigenti. Quali sono le opportunità che Microsoft offre ai professionisti del settore? Allora, noi abbiamo un programma su cui lavoriamo da tanto tempo, che è un programma in cui investiamo proprio su questa comunità di Microsoft Innovative Educators. Sono dei docenti che sono particolarmente bravi e volenterosi nell'utilizzare le nostre tecnologie e soprattutto che vogliono anche trasmettere un po' queste competenze un po' più ai loro, diciamo, colleghi, facendo vedere quelle che sono delle buone pratiche di utilizzo delle tecnologie. E quindi abbiamo questo programma di Mie Expert a cui ci si può candidare entrano a far parte di una community a cui viene offerta formazione, vengono offerte la possibilità di fare delle certificazioni e in generale nel mondo delle scuole noi abbiamo tutti questi programmi che affiancano, se vogliamo, i percorsi classici con percorsi mirati più competenze tecnologiche. Specifiche? Specifiche proprio perché da PowerPoint a Excel, diciamo, se vogliamo, anche a Minecraft, perché per esempio pensiamo a un gioco, il gioco più usato al mondo, Minecraft, c'è una versione dedicata al mondo dell'education e mettiamo per esempio dei corsi a disposizione dei docenti affinché loro possano utilizzare queste tecnologie per fare le loro lezioni, corsi, coinvolgendo non solo molto più i ragazzi che chiaramente di fronte a un gioco piuttosto che a semplicemente a una lezione sono più coinvolti, ma possono anche imparare il coding per esempio attraverso Minecraft, che è un po' forse il nostro nuovo inglese, no? L'inglese nuovo della nostra generazione. Esatto, nuovo linguaggio, esatto. Un'ultimissima domanda, Elvira, che sto chiedendo un po' a tutti gli intervistati. Per lei la didattica innovativa che cos'è? Per me la didattica innovativa è una didattica che mette al centro, forse è banale, però al centro lo studente e che crea una relazione tra studente e insegnante di dibattito e di collaborazione. Di confronto. Di confronto. Il che non significa scardinare ruoli, io credo molto che ci sia il ruolo dell'insegnante e il ruolo dello studente, di chi deve imparare e di chi deve insegnare. Ma credo anche che questa cosa possa essere fatta molto più sfruttando la collaborazione, la co-creazione, il dibattito, piuttosto che semplicemente una lezione frontale. Esatto, insegna te, tu inserisci l'informazione nel tuo cervello ed è finita lì. Perché invece se l'informazione io la prendo e poi la riesco ad applicare e ho per questa applicazione un confronto con l'esperto, quindi il mio insegnante, ecco, credo che da quello passi un apprendimento, ma non solo un apprendimento, ma anche, diciamo, proprio una crescita dell'individuo. Sì, diciamo che anche umanamente parlando, diciamo che i ragazzi forse hanno anche bisogno di sentire un po' più di contatto col docente, no? Di sentirsi un po' più, non solo studenti che devono imparare, ma anche studenti che vogliono essere capiti, compresi nelle necessità. Sì, esatto, poi è proprio un po' il modo in cui, diciamo, l'apprendimento diventa non una cosa fine a se stessa, ma una cosa finalizzata all'accrescimento proprio della persona. Esatto, ecco, comunque. Esatto. Comunque gli insegnanti fanno il mestiere più bello e difficile al mondo. È difficile al mondo, esatto. Noi ringraziamo Elvira Carzanica per essere stati con noi, grazie mille. Grazie, grazie, grazie a voi. Elvira. Noi torniamo in diretta tra pochi minuti.